terzo principio di Newton è il principio di azione e reazione. Immaginiamo per esempio due persone, A e B. A dà una spinta a B e questa è la forza AB, cioè la forza che A fa su B. B subisce la spinta, ma involontariamente esercita una controspinta su A, FBA. E si può dimostrare che queste due forze sono uguali e opposte. Azione e reazione. Naturalmente i ruoli possono essere scambiati. Questo vuol dire che le forze nascono sempre a coppia. Cioè non è possibile avere una forza sola. Un oggetto, un sistema, una persona fa una forza su un altro sistema e basta. Automaticamente nasce una forza di reazione uguale opposta. La stessa cosa succede se A, per esempio, tira B verso di sé, invece di spingerlo. FAB è la forza attrattiva con cui A lo tira a sé e automaticamente nasce la reazione FBA con cui B tira a sua volta A verso di sé. Quindi le forze di azione e reazione possono essere sia repulsive che attrattive, sono sempre uguali e opposte. Sono due vettori che hanno la stessa intensità, questa è la relazione scritta senza le frecce, quindi la relazione cosiddetta scalare, che esprime l'uguaglianza dei valori numerici. Se invece utilizziamo la notazione vettoriale, la formula prevede il segno meno. Contiene il meno perché questi due vettori sono uguali ma opposti. Molto spesso nella vita di tutti i giorni noi non vediamo la forza di reazione. Per esempio io sono A, spingo un'altra persona, B. B subisce un'accelerazione e si sposta in avanti, ma io rimango fermo. Sembra che questa forza di reazione non ci sia perché io non sono andato indietro, ma io sono rimasto fermo non perché questa forza non ci sia, ma perché io ho sfruttato l'attrito. Infatti con i piedi mi sono puntato per terra e l'attrito tra i miei piedi e il pavimento ha contrastato questa forza. Se io invece avessi avuto i pattini o mi fossi trovato su una lastra di ghiaccio e non potevo quindi sfruttare l'attrito, allora nel momento in cui spingo B vado indietro anch'io. La stessa cosa nell'altro esempio, quando io tiro B verso di me, se non posso puntarmi coi piedi a terra per sfruttare l'attrito, anch'io vado verso B, cioè vengo tirato verso B. L'attrito purtroppo ogni volta che è presente maschera un po' i principi di Newton. Per esempio l'attrito maschera anche il principio di inerzia, infatti se noi lanciamo un oggetto su un tavolino o su un pavimento ci sembra che non sia sottoposto a forze, quindi forza totale zero, eppure va rallentando fino a fermarsi. Quindi sembrerebbe violato il primo principio di inerzia, cioè che l'oggetto non va a velocità costante. Ma in realtà l'oggetto non va a velocità costante e rallenta fino a fermarsi perché c'è l'attrito. E quindi non è vero che la forza totale è zero, c'è la forza d'attrito. Quindi per riuscire a vedere bene i principi di Newton, come il principio di inerzia, bisogna immaginare di togliere l'attrito e si vede meglio il principio. E la stessa cosa con il terzo principio di azione e reazione. Senza l'attrito si vede che non solo B si muove, ma anche A.